Ciao amici, eccoci nuovamente qua sul nostro canale a parlare di cavalletti. Nello specifico continueremo a parlare del nostro stupendo travel tripod di Peak Design, ma in una maniera diversa da quanto promesso. Purtroppo nell'ultimo video vi avevo detto che avremmo fatto un video sul campo, ma a causa del Covid-19 non è stato ancora possibile. Quindi ho deciso di parlarvi di come sfruttarlo in un altro modo, per applicazioni video. Vediamo come si fa. Bene, nello scorso video abbiamo parlato nel dettaglio di questo Peak Design Travel Tripod, abbiamo eseguito l'unboxing, abbiamo visionato le sue principali caratteristiche, della sua dimensione, sia da chiuso, molto piccolo, compatto, estremamente ridotto rispetto agli altri cavalletti da viaggio, dovuto tutto alla sua forma particolare e anche alla sua dimensione, alla sua altezza quando completamente esteso. In questo video invece vorrei farvi vedere come sfruttare al massimo la compattezza di questo cavalletto, estendendo anche il suo utilizzo alle applicazioni video. Sì, proprio alle applicazioni video, perché pensando alle esigenze di fotografi moderni che durante un viaggio, una lunga escursione nella natura, in montagna, molte volte hanno l'esigenza di effettuare anche riprese video, non solo scatti fotografici per il loro archivio, per stock fotografie, per qualsiasi tipo di esigenza, la compattezza di questo cavalletto ci permette di trasformarlo in un cavalletto ibrido, fotografico e video, con due semplici oggetti e in un modo molto molto veloce. Andiamo a vedere come fare. Ed ecco, vediamo cosa ci serve. Una testa fluida, in questo caso la più piccola che possiamo avere, nonché la migliore per la sua dimensione, la MVH400 della Manfrotto, per intenderci quella montata dai cavalletti della serie B-Free e poi la piccola piastrina della Peak Design per applicarla al nostro cavalletto. Ora vediamo cosa dobbiamo fare. Prendiamo la nostra testa, applichiamo alla base piastra Peak Design più o meno al centro in modo da avere tutti gli spazietti e i meccanismi liberi e montiamo il braccetto. Mettiamo perfettamente in bolla la nostra testa. Dopodiché prendiamo la testa fluida con la sua piastra e andiamo ad agganciarla alla testa del nostro cavalletto. Con un minimo impegno di dimensioni e pesi, poco di più, possiamo trasformare il nostro cavalletto in un cavalletto video. Ovviamente lo stesso scherzo lo possiamo fare anche con le piastre di Arca Swiss e quasi sicuramente anche con le RC2 di Manfrotto. Stessa cosa, applichiamo la piastra alla base, cercando di mantenere la vite per il movimento orizzontale completamente libera. Con la piastra Arca Swiss possiamo metterla sulla nostra testa con piastra sgancio rapido, fissarla
anche questa dopo averla messa rigorosamente in bolla, e usufruire di tutti i nostri movimenti fluidi per video. Bene, eccoci giunti alla fine di questo video. Vi ho fatto vedere come ho pensato di sfruttare al massimo le dimensioni estremamente ridotte di questo cavalletto e dare alla possibilità a tutti coloro che vogliono realizzare sia fotografia e video di farlo senza rinunciare a nulla, nessuna funzione, nessuna comodità, nessun movimento delle teste fluide o delle teste fotografiche, rimanendo sempre comunque all'interno di dimensioni e pesi estremamente ridotti. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale e a mettere mi piace a questo video e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao, alla prossima! Se questo video vi è piaciuto, cliccate su mi piace ed iscrivetevi al mio canale per essere sempre aggiornati. Non dimenticate la campanella delle notifiche. Al prossimo video, ciao!